Paesi mediterranei anche in quest'ultima crisi sembrano un po' abbandonati a se stessi. L'Europa questa volta si farà viva? Come si farà viva in quest'ultima crisi? L'Italia non deve essere lasciata sola ed è per questo che abbiamo proposto un nuovo patto per la migrazione e l'asilo che prevede un meccanismo di solidarietà obbligatorio per la ricollocazione dei migranti. Il suo piano per le remigrazioni e i rifugiati è stato presentato a Bruxelles a settembre, ma a che punto siamo? Ha possibilità di essere accettato? Il negoziato va avanti, però purtroppo va avanti lentamente perché a causa di questa pandemia non c'è stata possibilità di incontrarsi faccia a faccia. Ora spero che, mano a mano che tutti saranno vaccinati, potremo veramente sederci intorno a un tavolo e prendere il toro per le corna. Quest'ultima crisi a Ceuta ha evidenziato una nuova debolezza dell'Europa. Alcuni stati utilizzano i flussi migratori, li aprono e li chiudono per raggiungere i propri scopi. Noi dobbiamo assolutamente comunque lavorare con questi paesi, nostri partner, dobbiamo aiutarli a impedire le partenze e a fare in modo che i loro giovani trovino anche delle alternative. Ed è anche per questo che domani io vado con il ministro Lamorgese in Tunisia.